parco di Villa Severi si è trasformato ancora una volta in un villaggio dell'antichità in cui si è potuti andare alla scoperta delle tradizioni e dei costumi celtici e romani. Quest'anno abbiamo fatto un inserimento incredibile nei nostri accampamenti con proprio la lavorazione dell'empora. Infatti abbiamo chi forgia il ferro, chi fa le vettovaglie, chi costruisce le maglie di cotta, chi costruisce le armature, chi le armi, comunque c'è la parte poi più spirituale che è questa parte che vedete con noi druidi che spieghiamo cos'era poi i sacerdoti di una volta. Si è conclusa la scorsa domenica la quarta edizione dell'Arezzo Celtic Festival, un'edizione ricca di iniziative e di attività che hanno catapultato i visitatori in un viaggio a ritroso nel tempo. Abbiamo avuto una grande affluenza e siamo davvero soddisfatti. Questa è la quarta edizione dell'Arezzo Celtic Festival e ogni anno si cresce sempre di più. Quest'anno abbiamo avuto oltre 120 rievocatori storici provenienti da tutto il nord Italia, veramente clan fantastici. Nel corso della manifestazione è stato anche celebrato un matrimonio celtico, officiato ovviamente da un druido. Una pietra è come un ricordo. I loro pensieri adesso verranno impressi in questa pietra, che non è pura, ma insieme faranno modo che sia pura. Pensate ai vostri intenti, pensate a quello che volete. Immergete nell'acqua, prendetela pura. Questo sasso, dopo lo riprendete la terra, con i vostri intenti, sarà lui a seporlo e a renderli forti.